In maniera subdola all'umanità intera.
Satana che cosa fa nelle tentazioni? Non ci offre dei beni suoi, perché lui non è creatore, lui non è Dio, lui è una creatura deformata dal male, dal peccato. E allora, per questo motivo, lui ci offre i beni di Dio, però per usarli contro Dio, contro la volontà di Dio. E questo in tutti i settori della vita personale e sociale. Ma se noi siamo attenti alla parola di Dio, saremo in grado di sconfiggere Satana proprio con la forza della parola, non indugiando nei pensieri e soprattutto nell'ascolto dei suggerimenti di Satana, ma mandando via queste tentazioni invocando l'aiuto di Dio. Mandando via le tentazioni, invocando l'aiuto di Dio, si vince e nel cuore si realizza la pace. Quella pace che il Signore viene a realizzare, quella pace che il Signore viene a portare, quella pace che coloro che sono vincitori possono dare al mondo, alla società, all'ambiente, perché la pace non è una costruzione di persone, ma soprattutto la pace è la nostra identità che noi riscopriamo per il fatto stesso che siamo in ascolto di Dio. Quando vinciamo il male, nel cuore c'è la pace e quella pace noi la portiamo nell'ambiente, nella società, nel mondo. E allora la Quaresima è veramente un itinerario, un cammino che vuole realizzare dentro di noi la pace per portarla a questo mondo che ha tanto bisogno.